Ho accettato l'invito a collaborare in questo volume, l'invito che viene dall'amico e collega professor Bosi, e non solo per l'affinità di pensiero che mi lega al professore in questi itinerari di ricerca, ma soprattutto per la grande rilevanza che questi temi hanno oggi nell'interpretare il presente, nell'offrire delle chiavi di lettura, di orientamento per capire questo mondo così complesso. La cittadinanza è in cammino, si modifica di continuo, ha bisogno di essere sempre riconsiderata e questo libro vuole essere appunto un tentativo di mettere in discussione alcuni punti fermi che credevamo di avere acquisito sulle problematiche del multiculturalismo negli anni scorsi. È molto interessante questo titolo, così sobrio ed efficace allo stesso tempo, perché fa riferimento alla trasformazione della città, la trasformazione anche geografica della città, del territorio, che diventa crocevie di incroci multiculturali, interculturali, di contatti e di trasformazioni. Ovvero di nuove occasioni di formative, di comunicazione, di cambiamento, naturalmente con tutto quello che comporta questo, quindi anche con le zone d'ombra, con i rischi. Abbiamo voluto parlare della città in quanto tale e abbiamo voluto mettere in evidenza come tra i diversi modi di affrontare i problemi del multiculturalismo è quello di partire dalla città, perché è stata tradizionalmente il luogo nel quale si è affermata la costruzione del vivere sociale. È alla città che è soprattutto legata all'idea del vivere secondo modalità solidaristiche ed è alla città che abbiamo voluto guardare per pensarla come il laboratorio più fecondo per il multiculturalismo del futuro. L'obiettivo di questo lavoro, di questo percorso così, così complesso è anche perché no, l'opportunità di gettare dei segni di speranza, di cambiamento, delle occasioni di nuove concertazioni sociali intorno ad una gerarchia di valori, degli spazi concretamente educativi, di discussione, di confronto, per creare anche nuove identità. E un nuovo senso di ospitalità. Il primo obiettivo è quello di vedere confermato un rapporto tra comune e università. Stiamo lavorando a un protocollo che confermi per altri 3 anni l'impegno che era stato assunto in precedenza. Mi pare che questo obiettivo lo stiamo conseguendo. Il secondo è l'obiettivo che era stato scritto alla fine degli anni 90, e cioè che l'educazione interculturale non sia l'educazione per gli stranieri, ma sia l'educazione per noi tutti. L'idea è che da questo escano profondamente rinnovati alcuni concetti che attengano allo stare insieme, dove, ma emblematicamente nella città.